abbiamo consegnato i 3 premi studente atleta e i 3 premi del concorso grafico riservati alle 3 scuole delle medie di Fano, che sono la Nuti, la Gandiglio e la Padalino. I premi sono stati assegnati a 3 studenti che si sono distinti per il loro comportamento scolastico, i risultati scolastici e anche ovviamente i loro risultati sportivi. 3 eccellenze della nostra città. E poi abbiamo consegnato i 3 premi di un concorso inserito quest'anno, un concorso grafico che si chiama Etica Fair Play, che aveva appunto la finalità di sensibilizzare ancora di più questi ragazzi all'etica, non solo dentro lo sport ma anche nella vita di tutti i giorni, che è un po' il messaggio che come Panathon ci interessa trasmettere. Vorrei ringraziare innanzitutto le attività che hanno permesso di sostenere questo evento con le loro sponsorizzazioni, vorrei ringraziare i dirigenti scolastici per l'impegno che ci hanno messo all'inizio di questa manifestazione, facendoci entrare dentro le scuole con l'ora di educazione civica che abbiamo fatto all'interno di tutte le terze medie delle scuole di Fano, e questo è stato molto importante per noi, e ringrazio quindi tutte le scuole di Fano per averci permesso di fare questa bellissima iniziativa. Li aspettiamo per il 2025. Questa mattina non ha voluto far mancare la sua presenza? Assolutamente no, è una delle cose più belle che un dirigente sportivo può vivere. Il premio studente atleta che promuove il Panathon, come tutti voi sapete, il Panathon è un'associazione benemerita del CONI, pertanto fa parte della grande famiglia del Comitato Olimpico, è sicuramente uno dei premi più belli, quando si riconosce sia il valore sportivo di un ragazzo, ma si riconosce anche la sua valenza all'interno della scuola. Per avere questo riconoscimento uno deve avere sicuramente dei buoni voti a scuola, ma deve avere anche dei buoni risultati nel campo sportivo, e questo è importante perché fa capire che le due cose non sono, come si diceva fino a qualche tempo fa, incompatibili, che chi faceva sport magari non poteva, diciamo, fare bene lo studente, invece oramai ci sono studi che stanno dimostrando l'esatto contrario, che chi fa sport sa organizzarsi meglio, sa vivere meglio la giornata, ha degli stimoli maggiori, e questo porta anche a far sì che anche a scuola vada molto molto meglio. Ecco, pertanto momenti come questi è bello per dire grazie a chi promuove, tipo il Panathon di Fano in questo caso, ma dire grazie anche ai nostri dirigenti scolastici, ai nostri insegnanti che permettono ai propri studenti di poter fare anche l'attività sportiva.